Accelero perché siamo un po' stretti con i tempi, do la parola subito a Leonardo e quello che vi ha mostrato Clara introduce un po' anche il, credo, l'intervento di Leonardo, perché come avete visto nell'ambito dei, degli obiettivi 2019 ci sono molti obiettivi che riguardano ovviamente, come giusto che siano, come giusto che sia, gli studenti. Alcune iniziative particolari e parallele al, evidentemente alla vita universitaria tradizionale dei corsi di studio, ma ancora di più direi non soltanto obiettivi specifici, ma anche, diciamo, modo di atteggiarsi dell'università e dei vertici dell'Ateneo nei confronti degli studenti, perché mi piace anche ricordare che a fianco agli obiettivi e quindi a, a determinati tipi di progettualità c'è anche molta partecipazione da parte degli studenti, sono costantemente attivi i tavoli tecnici di collaborazione con loro, quindi trasparenza anche in un'ottica di partecipazione degli studenti. Mi piace ricordare il tavolo tasse, mi piace ricordare il tavolo trasporti su cui siamo impegnati proprio in questi giorni, quindi trasparenza certamente, miglioramento dei servizi, ma anche partecipazione da parte degli studenti. Vai Leonardo. Buongiorno a tutte e tutti, in qualità di rappresentante studentesco porto i saluti calorosi di tutta la componente studentesca. Vorrei ringraziare intanto l'amministrazione per l'invito, in particolar modo il dottor Fidora, che ha messo grande impegno per questa giornata. Ringrazio tutti i partecipanti qui presenti, che danno anche un segnale veramente forte rispetto alla tematica che viene trattata quest'oggi. Allora, io porto quest'oggi la trasparenza dal punto di vista degli studenti. Sentiamo spesso parlare di bandi ad personam, di appalti sospetti, procedimenti poco chiari. Ecco, quali di questi aspetti fanno parte dell'università italiana? La risposta, la bellissima risposta che tutti vorremmo avere è: nessuno di questi aspetti fa parte dell'università italiana. Purtroppo però l'accademia, la componente accademica, continua ad essere permeata di fatto da processi alterati. Siamo in un periodo storico in cui vacilla la valorizzazione e il riconoscimento del ruolo sociale della conoscenza. Io oserei dire accreditamento della conoscenza, visto che l'accreditamento ne parliamo veramente, veramente spesso. E a causa di questa incertezza, anche il mondo accademico si trova di fronte ad una credibilità piuttosto alterata, e spesso vediamo anche i giornali, i quotidiani sono pieni di questi eventi corruttivi. Un anno e mezzo fa c'era stato appunto lo scandalo che aveva coinvolto numerosi docenti, recentemente abbiamo visto anche all'Università di Tor Vergata, pare ci sia un'indagine in corso nei confronti del rettore. E quindi di fronte a tutti questi aspetti dobbiamo combattere su due fronti. Il primis è quello di ritornare ad accreditare la conoscenza. E questo è già molto complesso. Poi si aggiungono anche i fenomeni corruttivi. Questo rende il lavoro veramente, veramente difficile. E quindi all'interno dell'opinione pubblica, all'interno della componente studentesca stessa, si crea un clima di incertezza, di perdita di fiducia, che ovviamente va a ledere tutte quelle eccellenze che compongono la nostra università e che si battono ogni giorno con un lavoro duro per raggiungere i tanto agognati risultati. Quindi se oggi siamo qui non è solamente per parlare di azioni di prevenzione, performance, ma anche per creare una coscienza comune di questo fenomeno malato che continua a imperversare, perché come ogni problema, se c'è una corretta sensibilizzazione, se c'è una corretta formazione, si riescono a ottenere risultati di rilievo. Diciamo che come studenti apprezziamo molto il lavoro che l'Ateneo sta portando avanti per garantire le buone pratiche.
Prima il dottor Fidora citava dei tavoli, il tavolo tasse, il tavolo sui trasporti. La prima forma di trasparenza, appunto, è quella del confronto, del dialogo. E questo bisogna riconoscerlo, come componente studentesca siamo grati per tutto ciò. Tuttavia, però, se centralmente c'è grande trasparenza, nelle periferie, nei corsi di laurea, questa limpidezza viene a mancare. E viene a mancare al di là delle esperienze riportate verbalmente da tanti miei colleghi. Prima la dottoressa Faina citava il whistleblowing, che in anticorruzione significa appunto quelle componenti interne all'amministrazione che fischiano di fatto per segnalare anomalie. Ecco, lo studente può essere un fischietto molto, molto sensibile e molto efficace di fronte a tutti i processi alterati. E quindi all'interno dei corsi di laurea vediamo una mancanza di limpidezza, non solo nei report verbali, ma anche all'interno dei report delle commissioni paritetiche docenti-studenti. Commissioni paritetiche docenti-studenti che non sempre arrivano in modo puntuale, non sempre purtroppo sono compilate in modo opportuno, e questa è una delle tante forme di mancanza di trasparenza sulle quali bisogna assolutamente lavorare. Io mi occupo principalmente di valutare il punto A, ovvero verificare che l'opinione degli studenti sia poi analizzata, contestualizzata ed eventualmente le criticità successivamente risolte. Ebbene, dalle relazioni delle commissioni paritetiche emerge che molto spesso le criticità all'interno dei corsi di laurea non vengono risolte nel modo più opportuno, altre volte fanno fatica ad emergere. Per cui bisogna trovare delle strategie attraverso le quali mettere in campo dei fenomeni di trasparenza maggiore all'interno dei corsi di laurea, perché purtroppo se una trasparenza centrale è apprezzata dagli studenti rappresentanti, la trasparenza periferica è sotto gli occhi di tutti gli studenti, e se tutti gli studenti a livello periferico non hanno una chiarezza, poi capite bene che l'opinione comune si sposta verso una mancanza di trasparenza all'interno della comunità accademica, quando questo è parzialmente vero, perché a livello centrale il lavoro, ribadisco, è assolutamente apprezzabile. Io sono all'interno del nucleo di valutazione da circa un anno e tre mesi, da dicembre 2017, e sinceramente reputo molto soddisfacente il lavoro portato avanti all'interno di questo organo, sia perché vi è un coinvolgimento da parte di tutti i membri. Ringrazio il professor Ghellini, presidente del nucleo, per il suo lavoro, e soprattutto anche il nostro prezioso servizio di supporto al nucleo di valutazione, che agisce in maniera sempre efficace, sempre pronta. Senza supporto il nucleo non esisterebbe. E ripeto, vi è un grande coinvolgimento, un grande operato di quest'organo, che non si limita esclusivamente a valutare l'operato, bensì si rende disponibile anche a fornire eventualmente una consulenza, un incontro, delle documentazioni per fare in modo che, se la valutazione è critica, si agisca per riparare. Cioè, la valutazione non deve avere dei connotati disinteressati. Io ti valuto, poi basta, finisce là. No, la valutazione deve essere: io ti valuto, verifico quali sono le tue criticità e passo passo ti do dei consigli per migliorare, per risolvere la tua criticità. Chi meglio di un valutatore sa cosa non va? Anche perché è un parere esterno, è un parere disinteressato, chiaro. Per questo permette di avere anche maggiore chiarezza rispetto alle persone che tutti i giorni operano all'interno di un sistema. Infatti sono state portate avanti dei lavori estremamente interessanti, in particolar modo con il Centro Linguistico di Ateneo, che purtroppo peccava in senso di trasparenza. I lavori sono ancora in corso, in particolar modo anche nella valutazione delle attività, delle lezioni frontali. Lì c'era un problema di trasparenza, si sta cercando di risolverlo, l'impegno è tanto, speriamo di portarlo a termine. Allo stesso tempo è notevole anche
la valutazione dei tirocini in area medica, purtroppo si valuta molto l'attività di lezione frontale, però l'attività di tirocinio non viene valutata da parte degli studenti. L'attività professionalizzante è ancora più importante della lezione frontale, perché è quello che ti permette di relazionarti con il mondo del lavoro, di assumere anche quelle soft skills di cui oggi si parla tanto, che sono fondamentali, come la relazione del paziente. E non permettere allo studente di valutare l'attività professionalizzante è sicuramente un limite molto importante. In particolar modo adesso abbiamo anche i corsi triennali professionalizzanti, come viene in mente agribusiness. Una valutazione puntuale del tirocinio è fondamentale, non si può non prevederla. Infatti ci stiamo lavorando, è un lavoro duro, è un lavoro intenso, però speriamo di arrivare a dei risultati. Infatti all'interno del ciclo della qualità di Ateneo, se posso permettermi di segnalare una criticità, c'è appunto questa mancanza, secondo me, di raccordo, di sinergia tra strutture che operano all'interno della qualità, magari tra nucleo e tra presidio della qualità. Un modo per affinare ancora di più la trasparenza sarebbe quella di creare maggiore lavoro comune, maggiore confronto e intesa tra le due parti. È un processo che lentamente sta prendendo forma. Ieri parlavamo di unione della rete della qualità, però c'è ancora molto lavoro da fare per migliorare, però le intenzioni sono sicuramente apprezzabili. Per quanto riguarda la gestione della corruzione, ciò che è riportato nel piano triennale di prevenzione della corruzione d'Ateneo è sicuramente condivisibile, notevole, ma nonostante gli sforzi, l'impegno deve essere finalizzato ad una gestione del rischio che sia estremamente calzante per ogni singolo procedimento, che permetta di correggere le eventuali pieghe, ovvero i processi che si insinuano all'interno del procedimento, e queste pieghe potrebbero essere pericolose. Per cui un'estrema, oserei dire, una gestione proprio dedicata ad ogni singolo procedimento è l'unico modo. Avere procedure standardizzate non porta da nessuna parte. Se noi abbiamo delle procedure ergonomiche, allora riusciamo ad arrivare a dei risultati. In ambito medico, io sono uno studente di medicina, e al fine di garantire anche un miglior tasso di successo si parla sempre più di medicina personalizzata, ovvero modulata ad hoc per ogni singolo paziente. E questa strategia potrebbe anche essere associata per ogni procedimento che veda al suo interno una patologia, una potenziale patologia. È altresì opportuno segnalare che nella prevenzione della corruzione subentrano anche dei fattori economici. Purtroppo l'università negli ultimi anni ha subito dei tagli piuttosto importanti, e questo definanziamento ovviamente ha anche delle ricadute all'interno dell'ambito di discussione di quest'oggi. Infatti una scarsità anche di personale può essere motivo anche di cattiva amministrazione, e una cattiva amministrazione a sua volta può essere anche responsabile di alterazione dei processi. Quindi se da un lato abbiamo una razionalizzazione delle spese, i costi indiretti, prima se ne parlava, i costi indiretti dovuti a fenomeni corruttivi possono essere ben superiori rispetto al risparmio potenziale iniziale. In generale auspichiamo che la trasparenza non sia solamente percepita come un'ulteriore burocratizzazione del sistema, quindi verbali visibili online, gestione degli appalti e così via, ma che sia anche supportata da una consapevolezza maggiore da parte della componente umana dell'Ateneo, sia studentesca, sia docente, sia tecnico-amministrativa.
Oggi, ripeto, è un grande segnale vedere un'aula così piena di fronte a una tematica del genere. E quindi sicuramente è un primo risultato, bisogna lavorare ancora di più. Perché un sistema anche armonico, efficace, esente da alterazioni, non solo protegge il valore dell'intera comunità, ma crea una dote ulteriore, crea un valore aggiunto. La società attualmente ha ancora più bisogno in questo momento di valori solidi, di sicurezze. E l'Universitas deve farsi da garante di tutto ciò. Deve dare il buon esempio, fornire un supporto a tutti i cittadini e le cittadine. Concludo con una frase detta da Don Luigi Ciotti, fondatore di Libera. Il 21 marzo eravamo nelle piazze a manifestare contro le mafie, contro le vittime delle mafie, contro la corruzione. Don Ciotti un mese fa qui a Siena disse una frase che mi ha molto colpito, ovvero che la legalità non deve essere il nostro obiettivo, ma deve essere un tramite per arrivare al fine ultimo, quello della giustizia. Grazie a tutti per l'attenzione. Grazie Leonardo, e per la brevità e anche per i concetti che ha voluto rappresentare, per e per il punto di vista degli studenti che, come vi dicevo, credo che debba essere visto come un faro fondamentale della nostra azione, devo dire studenti anche giovani in questo caso, quindi è doppiamente meritevole il messaggio che ha portato. Non era nemmeno preparato, e devo dire la verità, il fatto che lui abbia spiegato anche meglio di me, volendo, quello che intendevo io quando parlavo di costi indiretti e di accreditamento dell'Universitas come punto di riferimento per le nuove generazioni e per la formazione della cultura del futuro, e quindi anche del cercare il più possibile di lasciare fuori questo tipo di istituzione da fenomeni corruttivi, credo che sia fondamentale. Ripeto, non era preparato, in realtà abbiamo fatto una riflessione analoga, così ognuno con la propria testa e con la propria riflessione anche del momento, e credo che sia veramente fondamentale, perché insomma avete visto che questo tipo di riflessione viene da qualcuno che lavora dentro questa istituzione, lavora dentro l'istituzione del mondo universitario, ma anche da qualcuno che lo frequenta e che sul mondo universitario fonda anche le proprie speranze per il futuro, così come è giusto che sia, e per tutte le nuove generazioni.